La tua piccola Cosetta ha bisogno di un vestito di lana. Ci vorranno almeno 10 franchi per comprarne uno modesto, secondo il parere di mia moglie e mio. Ormai gli indumenti che hai portato l'anno scorso sono ridotti tanto male da non essere più usabili. Ci si stringe il cuore a vedere quanto trema tua figlia ai primi freddi. Tuo devotissimo Thénardier. Mademoiselle, Cosette è malata per un'epidemia di febbre maligne che affligge la nostra regione. Le medicine costano care e noi non riusciamo a pagarle. Se non ci mandi 40 franchi entro 8 giorni, lo stato della tua piccola rischia di aggravarsi. Tuo devotissimo Thénardier. Mademoiselle, i 40 franchi ricevuti non sono bastati a pagare la metà delle medicine. Resta anche il conto del medico. Ci servono urgentemente 100 franchi. Altrimenti ci vedremo costretti ad abbandonare Cosette per la strada, anche se ancora convalescente di una grave malattia. Tuo devotissimo Thénardier. Levatevi dai piedi! Fantin! Fantin? Che avrò fatto? Andiamo, andiamo! Ci sarà da ridere, andiamo! Fatto. Ne hai per 6 mesi. 6 mesi? Ma perché 6 mesi? Non è possibile. Devo ancora più di 100 franchi a Thénardier. E sono per Cosette, la mia bambina. Se non pago, i Thénardier la cacciano via. Oh, la prego. 6 mesi di prigione in questo momento. Non è possibile. Hai finito? Bene.
Allora andiamo. Conterai 6 mesi. No. Inutile piangere, nessuno può fare più niente per te. Signor Javert, la supplico. Sergente! Ah. È lei, sindaco. Buonasera, Javert. Allora sei tu. Sei tu il sindaco. È colpa sua se vado in prigione, ispettore. Mi ha cacciata dalla sua fabbrica. Non gli avevo fatto niente io. Non l'avevo neanche mai visto. Ispettore Javert, metta in libertà questa donna. Ma sindaco, questo non si può. E perché? Questa tizia ha insultato un gentiluomo. Lei è malinformata, Javert. Ho interrogato i testimoni. È il gentiluomo che ha torto. È una buona polizia, avrebbe dovuto arrestarlo. Conosco il mio dovere. Questa donna farà 6 mesi di prigione. No, neanche un giorno. Sono costernato di dovermi opporre al mio sindaco, ma l'accaduto riguarda la polizia e quindi me stesso. Questa donna è agli arresti. Il fatto di cui si parla riguarda la polizia municipale e ai sensi degli articoli 9, 10, 15 e 70 del regolamento municipale io ne sono il giudice. E quindi le ordino di mettere questa donna in libertà immediatamente. Ma ora basta. E mi costringe... Perché non sei venuta da me a spiegarmi? Non avrei mai osato, signor Madeleine. Ma ora le chiedo perdono. Se lei sapesse... Aprite questa porta, presto! Il sindaco è in ospedale, vero? Sì, ma ora è presso una malata e non vuole essere disturbato. Ma io devo parlargli assolutamente. Mi scusi, ora l'avverto. A prendere Cosette. Signor Madeleine. Che cosa fa qui, Javert? La stavo aspettando, sindaco, per una questione che mi riguarda. Non mi sembra questo il posto adatto. Sarò breve, signor sindaco. Chiedo di essere destituito. Destituito? E perché? Io vi debbo le mie scuse, signor sindaco. Le sue scuse? Alcuni giorni fa, quando ha sollevato il carretto di Fauchelevent, ho creduto di trovare in lei un uomo che ho conosciuto ai lavori forzati di Tolone. Quindi, un criminale. Una certa rassomiglianza e poi la stessa forza fisica, una forza eccezionale, signor sindaco. Poi, nella questione della sciagurata Fantini, il suo comportamento mi è parso così equivoco che mi ha spinto a discernere la complicità del forzato con la meretrice. E che ne è stato di quel forzato? È evaso? No, è stato liberato. Allora non capisco perché lo perseguitate ancora. Per un'altra questione. E lei vuole essere destituito perché ha sospettato di me? Ma io sono andato al di là dei sospetti. L'ho denunciato al Ministero della Giustizia.
La mia colpa è così grande che le dimissioni non basterebbero. Dovrebbero cacciarmi. Lei ha fatto il suo dovere. È nelle sue funzioni concepire dei sospetti. Un poliziotto che denuncia un superiore deve essere certo di ciò che sostiene. Hanno arrestato il vero Jean Valjean. Ne è sicuro? Sì, lo processano domani, alle assisi di Arras. Lo processano domani? Si fa passare per un certo Champantieu. Ha rubato delle patate. Jean Valjean è ricercato da diversi anni per l'affare di un piccolo boscaiolo a cui ha rubato una moneta da 40 soldi. È un recidivo. E per Valjean questa volta è l'ergastolo. Dove finirà la sua vita? Comprende ora, signor sindaco, che non posso più far parte dell'amministrazione. Sarà il disonore della polizia. Rientro al mio alloggio, aspettando chi mi sostituirà.